Grazie Daniela, grazie dell'invito. Mi alzo un po' in piedi. Allora, vorrei innanzitutto giustificare la mia presenza, nel senso che, appunto, come accennava Daniela, come sono arrivato a partecipare e quindi poi a fare questo percorso di un master. Qui abbiamo, dopo parlerà il professor Romano Beini, che è il direttore del Master in Management dei Servizi e delle Politiche per il Lavoro. Devo spiegare la genesi, come sono arrivato, non perché volevo prendermi un titolo in più, ma perché in un certo senso il tema del lavoro mi è venuto incontro durante la mia operatività in SPDC, che è iniziata nell'agosto 2014. Nel mio scetticismo di, diciamo, fare il nostro lavoro all'interno di, possiamo dire, un'istituzione totale, perché lavorare in un ambiente chiuso con le sbarre, diciamo, ricalca molto l'istituzione totale. Per mia fortuna ho cominciato a trovarmi davanti non solo dei pazienti cronici seguiti da anni dai centri di salute mentale, quindi con sintomi anche importanti. Siamo nel pieno della crisi economica iniziata nel 2007, io inizio nel 2014 e comincio a fare dei colloqui con persone che tentano il suicidio perché avevano perso il lavoro, ma soprattutto perché erano anni che non riuscivano a ritrovare un lavoro, quelli che l'Istat chiama i disoccupati di lunga durata, oppure gli scoraggiati, gli inattivi. E lì, ecco, non ho resistito a cercare di, nel mio piccolo, provare proprio da quel momento di disperazione, quel momento, diciamo, più basso della vita di un individuo, partire da lì, aiutarlo, sostenerlo per dargli una speranza. Solo che non avevo gli strumenti per farlo. Non avevo gli strumenti perché nella mia formazione accademica ho fatto degli esami di diritto del lavoro, ho fatto molti esami di sociologia, qualcuno di psicologia, ma esami di politiche del lavoro non ne ho fatti. E allora ho cominciato a cercare su internet se c'era qualcosa che mi potesse aiutare per acquisire queste competenze che non avevo. Nel frattempo, era un po' di tempo che mi ero appassionato ad un programma televisivo su Rai 3, che ancora oggi va in onda dalle 13 alle 14, che si chiama Il Posto Giusto, programma che parla di disoccupati, di imprese, e di come aiutare i disoccupati a trovare un lavoro, dando una serie di informazioni utili che poi mi sono servite anche nel fare il mio piccolo segretariato sociale mentre seguivo i pazienti in reparto. In questo programma l'autore e uno dei, diciamo così, protagonisti è Romano Benini. Vado su internet, trovo un master, il direttore del master era Romano Benini. Beh, allora tutto un po' sembra un puzzle che va a delinearsi, mi iscrivo a questo master, passo le selezioni, inizio questo master. Di reddito di inclusione, di reddito minimo non si parlava quando io ho iniziato il master nel maggio del 2016. Quindi piacevolmente ho affrontato un anno in questo percorso e sono arrivato poi a concluderlo con una tesi sul reddito di inclusione, perché proprio, diciamo, nel mentre scrivevo la tesi, in Italia veniva per la prima volta varato una misura di reddito minimo, ricordando che l'Italia, insieme alla Grecia, era l'unico paese ancora a non averlo attuato. Quindi volevo fare questa introduzione perché mi sembrava importante, appunto, anche da un punto di vista professionale, capire e intercettare la domanda che avviene nei posti di lavoro dove noi ci troviamo e che spesso, presi un po' dalla quotidianità, ma anche, diciamo,
diciamo, dai condizionamenti che possono essere, per esempio, quelli di un reparto psichiatrico e quindi un approccio clinico, medico troppo spinto, e invece quanto è importante l'equipe multidisciplinare e che il paziente venga visto e affrontato da varie dimensioni. Devo dire che Luis è stato veramente esauriente, quindi penso che il messaggio che volevo lanciare era questo che vi ho dato. Poi adesso tutto quello che dirò, diciamo, andrò anche un po' più veloce. Alcune domande che mi sono posto e che ovviamente vi pongo sono: perché interessarci a politiche e servizi per il lavoro? Vi ho raccontato la mia esperienza. La coesione sociale, l'ossessione tra virgolette dell'Unione Europea, la lotta alla povertà attraverso il reddito minimo, quali aspettative per gli operatori sociali dall'introduzione del REMA? Luis è stato su questo esauriente, io dirò qualcos'altro, e il REI come occasione per innovare le pratiche del lavoro sociale e dei servizi. Innovazione importante per quanto mi riguarda, altrimenti noi veramente corriamo sempre il rischio storico di diventare dei burocrati. Invece quello che ci dà anche il riconoscimento professionale delle altre professioni è la capacità di innovare i servizi. La coesione sociale è l'ossessione dell'Unione Europea. L'ossessione è ovviamente una parola un po' provocatoria, però nella mia ricerca ho notato e ho scoperto che ovviamente l'Unione Europea ha sempre insistito sull'introduzione di un reddito minimo, e la prima raccomandazione risale, pensate, al 1992. Noi abbiamo aspettato il 2017 per introdurre un reddito minimo. E perché l'Unione Europea ogni volta, anche in questa raccomandazione, dice l'introduzione negli Stati membri di un reddito minimo garantito a persone in età da lavoro e in salute, escluse ed emarginate socialmente, esclusi lavoratori a tempo pieno e studenti. Perché l'ossessione di questa coesione sociale? Perché ovviamente lo vediamo anche adesso, e attraverso un lavoro dignitoso, attraverso, diciamo, un'economia che è capace di ridurre le disuguaglianze all'interno degli Stati membri, che vengono meno i rigurgiti nazionalistici o addirittura le tentazioni di vecchi regimi totalitari. Ecco perché l'Unione Europea ha insistito fin dal 1992 e poi ha proseguito col Trattato di Maastricht, e ancora con, nel 2006, quando ha definito la strategia di integrazione attiva. Ecco perché poi in Italia abbiamo introdotto il sostegno per l'inclusione attiva, perché deriva proprio da queste raccomandazioni dell'Unione Europea. Strategia Europa 2020, dove tra le misure trasversali viene appunto sempre citato il reddito minimo. Ecco, l'ossessione della coesione sociale, che è un problema che abbiamo anche noi oggi in Italia. I risultati elettorali lo hanno dimostrato ampiamente, questa spaccatura tra nord e sud. Ecco, in questa slide è importante perché penso che noi ci dobbiamo anche rendere coscienti di dove ci troviamo, cioè qual è il contesto dove ci troviamo. Ho inserito l'immagine del surfista. Ovviamente un surfista bravo è quello che cavalca più onde possibili, quelle che deve affrontare, e il lavoratore cittadino oggi è come un surfista che è continuamente nell'arco della sua vita lavorativa soggetto ad affrontare le varie transizioni che il mercato del lavoro nel bene e nel male gli chiede. Anche, voglio dire, noi qui presenti sicuramente abbiamo iniziato a lavorare in un posto e magari adesso che abbiamo 10-15 anni di lavoro abbiamo cambiato 3-4 posti di lavoro, per esempio, e abbiamo avuto anche dei vuoti del lavoro. Io stesso ho avuto 10 mesi di disoccupazione, che sono stati dei mesi bruttissimi, e ovviamente anche dei vuoti di reddito. E qui si inseriscono le politiche attive del lavoro e il reddito di inclusione. Quindi noi siamo in un contesto in cui adesso, attraverso il Job Act, che ha dato molto risalto alle politiche attive e alla riforma della buona scuola, noi abbiamo l'alternanza scuola-lavoro,
quindi partiamo dai più giovani, i ragazzi che sono e che frequentano istituti superiori, anche i liceali, abbiamo detto. Poi abbiamo garanzia giovani per gli under 29, i cosiddetti giovani NEET, cioè coloro che non si sa dove stanno sti ragazzi, stanno sui muretti, stanno, non si sa dove stanno, perché né lavorano e né sono inseriti in nessun tipo di percorso di formazione, oppure se ne sono andati all'estero. Poi abbiamo l'assegno di ricollocazione, che è una misura che da circa un anno è entrata in sperimentazione, è una misura di politica attiva, poi magari il professor Benini ce la spiega un pochettino meglio, per tutti i licenziati di crisi aziendali e di settore. Persone beneficiari di strumenti passivi, NASPI e DISCOL, quindi indennità di disoccupazione, e infine chiudiamo il percorso con il REI. Quindi questo è il quadro del cittadino nell'arco del suo ciclo di vita, ovviamente parliamo di persone in età da lavoro. I sistemi di sicurezza sociale hanno tre pilastri, diciamo, nelle democrazie occidentali: la previdenza sociale. Previdenza sociale è il nostro cancro. Dico solo un dato, ho letto il rapporto della previdenza del 2017 italiana, e noi, ad esempio, per quanto riguarda i lavoratori privati, paghiamo attualmente più di 500.000 lavoratori che sono andati in prepensionamento da più di 10 anni, cioè con un anticipo di più di 10 anni. Ovviamente sono quei lavoratori di quei settori ormai obsoleti, tipo nell'ambito siderurgico, delle telecomunicazioni, dei porti. Cioè si è fatta la scelta di, invece di finanziare politiche di sostegno al reddito, di mandarli in pensione con più di 10 anni di anticipo. Questo ovviamente è un macigno sul bilancio della previdenza. Oppure vogliamo parlare del pubblico? Noi attualmente, oggi, lo dice sempre il report della previdenza in Italia, paghiamo più di 500.000 pensione baby a ex lavoratori pubblici. Questi sono dei macigni che poi vanno a ricadere sulla spesa dell'assistenza sociale, che voi capite bene viene ridotta, e sul reddito minimo. Ecco perché abbiamo dovuto aspettare dal 92 ad oggi per attuare un reddito minimo. Le politiche di reddito minimo. Innanzitutto parliamo di diritto soggettivo a ricevere un trasferimento monetario statale per chi è privo di un reddito sufficiente a conseguire un livello di vita accettabile. Qui rientrano quelli che gli inglesi chiamano i working poor. Anche, non solo quelli che sono in povertà assoluta, cioè i lavoratori poveri, come diceva appunto Lewis, quelle persone che immaginiamo, diciamo, anche un insegnante che prende uno stipendio, che però vive a Milano, che probabilmente è diverso un insegnante che vive a Salerno, perché ovviamente ci sono dei costi della vita differenti tra le due cose. Universalismo selettivo è una parola importante, sembra una parola complicata, però è il termine giusto per definire quello che è oggi è il reddito di inclusione. Il Ministero lo ha definito, soprattutto dal 1 luglio 2018, come una misura di carattere universale, perché dal 1 luglio verranno meno i requisiti familiari, rimarranno solo i requisiti economici, e quindi quando parliamo di universalismo selettivo, questo è il termine giusto, significa che non abbiamo variabili categoriali come avviene adesso, per esempio quando parliamo di donne in stato di gravidanza, presenza di figli minori oppure disoccupati over 55. Quindi dal 1 luglio 2018 chiamiamolo come una misura di universalismo selettivo. 5 minuti, sì, anche meno. Lo schema ideale di sostegno al reddito è basato su tre livelli: coloro che perdono il posto di lavoro involontariamente, indennità di disoccupazione, un sussidio di disoccupazione assistenziale destinato anche a chi non ha mai versato contributi, e poi l'ultimo livello è il reddito minimo.
Nella realtà, l'abbiamo visto prima, solo Finlandia, Francia e Regno Unito hanno tutti e tre i livelli, l'Italia ha seguito il modello tedesco. Fino a prima dell'introduzione del REI avevamo il primo livello, l'indennità di disoccupazione, la NASPI, avevamo l'ASDI, l'assegno di disoccupazione, questo adesso l'ASDI, quindi il secondo livello, è stato eliminato e abbiamo il primo e il terzo livello, quindi appunto indennità di disoccupazione, quindi NASPI e reddito minimo. Poi non ci dimentichiamo che noi abbiamo anche per gli over 65, a seconda dell'aspettativa di vita, che quest'anno da una notizia non è aumentata, quindi è importante, perché una volta si andava a 65 anni, si aveva l'assegno sociale, adesso anche questo varia in base all'aspettativa di vita, e cioè adesso se non mi sbaglio 67 mesi, quest'anno la notizia è che l'aspettativa di vita è rimasta ferma, quindi questa è una notizia anche per chi andrà in pensione. E poi per gli inabili a lavoro abbiamo quel minima pensione di 280-288 euro al mese per gli invalidi civili. E poi abbiamo chi lavora nei comuni, i contributi economici degli enti locali, che però ovviamente non sono configurabili come REI, come diritti esigibili, cioè non è, diciamo, il cittadino non è che può valersi nella giustizia amministrativa se non gli viene erogato. I tre indicatori che definiscono la povertà, questo secondo me è importante perché da un punto di vista concettuale dobbiamo capire che l'Unione Europea ci dice che la persona povera esclusa socialmente è una persona in povertà relativa, una persona che ha un indice di deprivazione materiale, oppure una persona che vive in un contesto, in una famiglia dove c'è una bassa intensità di lavoro. Basta uno dei tre indicatori per definire la persona povera e socialmente esclusa. I compiti dell'assistenza sociale all'interno che lavora il REI, ovviamente questo lo saltiamo perché l'abbiamo prima esposto Luis. Quali aspettative? Questo è importante, noi dobbiamo renderci conto che non è che dobbiamo noi l'obiettivo di aumentare i tassi di inserimento lavorativo. Degli studi comparati con altre nazioni che già da anni sperimentano, le percentuali sono basse di inserimento lavorativo. Quello che, su cui possiamo invece lavorare è sul potenziamento della rete, proporre sicuramente percorsi di reinserimento sociale, come per esempio percorsi di cittadinanza attiva, quindi magari inserire persone all'interno di associazioni, perché noi parliamo di persone che da molto tempo sono uscite fuori, cioè sono persone socialmente ritirate che hanno veramente la capacità e ovviamente la necessità in primis di cominciare a ripristinare delle abilità sociali che hanno perso. Pensate al problema dell'alfabetizzazione informatica. Quando si va al centro per l'impiego ti dicono di compilare un form al computer e di controllare le offerte di lavoro su internet, ci sono persone che non lo fanno. Ecco, questo sarebbe un buon modo e un buon lavoro da fare per preparare le persone poi a mettere nel mondo del lavoro, oppure anche come presentarsi a un posto di lavoro, quali cose dire, quali cose non dire. Io dico soltanto questo, poi vado avanti. L'esperienza inglese che ho studiato, i job center, che sono i nostri centri per l'impiego, gli operatori hanno dei budget cash loro che utilizzano per il singolo utente che sta ricercando il lavoro. Con questi soldi gli aiutano anche in delle spese, per cui certe volte anche noi che ci troviamo a lavorare con questi utenti diciamo: guarda che lì c'è un'offerta di lavoro, magari la persona abita a Civitavecchia, deve andare ad un colloquio di lavoro a Roma, poi lo senti e ti dice: non ci sono andato. E per quale motivo non ci sei andato? Perché non ci avevo il vestito adatto. I job center inglesi danno anche questa possibilità, danno dei soldi e noleggiano dei vestiti a delle sartorie. Oppure: non ci sei andato, perché non ci sei arrivato? Perché mi hanno fermato sul treno, stavo senza biglietto. Cioè, parliamo di queste persone. I job center inglesi pagano anche il biglietto dell'autobus, del treno. Questo significa aiutare le persone e ridurre quelle problematiche che poi sono reali per la ricerca del lavoro. Noi dobbiamo fare questo, noi dobbiamo
quello che ci dice l'articolo 3 della Costituzione, e concludo, noi dobbiamo rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale che non permettono alle persone di avere un'opportunità così come le altre persone. Noi questo dobbiamo fare. Quindi, e vado avanti e concludo, la provocazione è, c'è anche qui la Presidente, la nostra formazione accademica è sufficiente per affrontare il lavoro quotidiano che il Re ci affida? Io penso di no. Dobbiamo fare qualcosa dal punto di vista accademico, magari togliamo un esame di sociologia e mettiamoci un esame di politica del lavoro, perché è il nostro futuro. Il cambio di paradigma, perché lui magari insegna sociologia, non ti mantiene la cattedra. Va bene, questo è un po' quello che dicevo, no? E questo potrebbe essere l'assistente sociale, ma è chiaro che questo macigno non lo deve tenere da solo, è la rete che deve rimuovere questi ostacoli che si devono affrontare durante il percorso. Empowerment, ecco, qui ci mettiamo dalla parte del bambino, cioè non darmi soldi, dai più fiducia a mio papà, quindi dobbiamo aumentare appunto i servizi, dobbiamo venire veramente incontro, cioè il sussidio veramente è anche avvilente e deprimente per noi e anche per chi, le persone che crediamo di aiutare. Tutto questo l'ho inserito e ringrazio Furio Panizzi perché mi ha stimolato e ha favorito la pubblicazione di questa tesi che è diventata un ebook e potete trovare in tutti gli ebook store a un prezzo modico. E basta così, grazie.